Ma guardate, io condivido praticamente tutto quello che dite. Peccato che la politica e la gente vivono in due mondi separati e loro saltano lì, scaldano le loro poltrone e la gente non arriva più a fine mese. Molto indicativo che tu dica questo, molto indicativo. Posso chiederti cosa ne pensi della questione immigrazione? Bella domanda la tua. Penso che siamo un po' in troppi. Alex, tu lo sai quanti libici accogliamo ogni anno? Non lo so, dimmelo tu. Sono 100.000. Forse hai ragione a dire che sono troppi, ma il governo come dovrebbe risolvere questo problema? Ma potremmo sparargli addosso. Ma no, Alex, ma cosa dici? Questo è quello che abbiamo. Le cause dell'immigrazione, Alex, affrontare le cause, la corruzione, i problemi sul territorio, cioè farli stare a casa loro, ma aiutarli a casa loro. Certo, farli stare a casa loro. D'accordo, Alex, grazie. Arrivedere le stelle. Vota il movimento. Contaci. Amico, fermo, scusa. Ah, scusami, dimmi. Tu puoi fare mia intervista? Io voglio parlare. Ah, ok, certo. Hai spento, Giulio? No. Ah, ok, perfetto. Ascolta, tu prima hai detto che io devo tornare a casa mia. No, non ho detto nulla. No, hai frainteso, no, scusami, sì, non ho detto niente del genere. Invece, io ho sentito, io voglio dire a te una cosa importante. Io qui capito, io ho trovato amore, ho trovato famiglia, ho trovato lavoro pagato bene. Io non volere tornare a casa mia è brutta. Ascolta, tu fai tua intervista, tu rispondi tue domande. Tu rispondi, tu vuoi sapere cosa dire.